Posso partire? Allora, in perfetto orario, vi ringrazio, iniziamo, anche perché abbiamo i tempi contingentati e il vicepresidente che ci fa l'onore di essere qui con noi oggi, alle 4:30 deve scappare, per cui dobbiamo cercare di restare assolutamente nei tempi. Io ruberò pochissimo tempo perché voglio lasciare spazio poi a chi è stato sul campo, alle testimonianze. La giornata sostanzialmente ha un senso molto semplice, che è quello di rendere conto a voi, a chi si è trovato all'interno di questa avventura, di quanto siete riusciti a fare, di quanto avete fatto e dei, io dico, risultati buoni che abbiamo portato tutti insieme a casa. È stato un periodo difficile e complesso, dove però, dalla mia visione, dalla mia prospettiva, ho visto un'azienda, unita. Il primo anno di unione, nelle sfortune bisogna trovare anche i lati positivi e questo ha sicuramente condotto a una unità di azienda fin da subito. Come vedete, siamo in collegamento con le altre sedi di ospedale che rappresentano un po' anche il territorio comunque, che è al Maggiore, dove c'è la dottoressa Maggiore, a Gorizia, dove c'è la dottoressa Corti, e a Monfalcone, dove c'è il dottor Possamai. Quindi faremo a turno una presentazione sui vari aspetti che hanno coinvolto l'azienda nell'affrontare questa pandemia e cercheremo di essere molto brevi, concisi, non autoreferenziali, ma dicendo oggettivamente quello che è stato fatto. Con i numeri e dai numeri ci renderemo conto quanta attività e quanto lavoro c'è dietro a questa storia. E successivamente ho chiesto ad alcuni professionisti e collaboratori che hanno vissuto questa avventura di raccontarci la loro esperienza. E quindi volontariamente lascio più spazio a loro, ai loro momenti, a quello che hanno e alle loro esperienze fatte. E io, con la dottoressa Samson volevamo evitare la parte delle domande, non per evitare le domande o per evitare le risposte, ma perché il tempo è contingentato, per cui se ci sono domande le raccogliamo e domani o postdomani invieremo il resoconto di questa ora e mezza insieme, inviandovi anche il materiale che presentiamo e fornendo le risposte alle domande che raccoglieremo. Io, anche se ho 4 slide, io non le presento, o se vuoi scorrere velocemente, ma danno un po' il senso, insomma, del lavoro fatto. Ecco, ci blocchiamo subito. Vabbè, comunque, dall'andamento, ecco, bene, ecco, vedete, questi sono il numero sotto, il numero di casi e la percentuale a Gorizia e provincia di Gorizia e provincia di Trieste. Si nota la differenza che c'è nella provincia di Trieste. Trieste è un territorio complesso, particolare, con delle caratteristiche che tutti voi conoscete e ricordo che Trieste è, non, adesso il numero preciso, comunque è tra le 5 città a più alta densità abitativa. Cioè, la prima è Milano e Trieste adesso non so se sia la terza o la quarta. Quindi noi abbiamo questa realtà con cui ci siamo imbattuti. Poi una realtà territoriale di un certo tipo particolare sul territorio.
e nonostante questo credo che abbiamo fatto, poi pure andare avanti abbiamo fatto, queste sono le curve, quella più bassa, quella con il blu un po' più, l'indaco un po' più scuro, sono i ricoverati in Covid, c'è una leggera sopra curvetta ancora un po' più scura che sono i ricoverati in terapia intensiva, poi quella più ampia sono diciamo l'area che rappresenta gli isolati, i quarantenati, quella più scura sono i deceduti e la fascia arancione sono i guariti, rappresentano, insomma, danno le dimensioni del fenomeno. Questi sono il numero di tamponi eseguiti e la positività ai tamponi, e questa è una slide che abbiamo voluto mettere perché rappresenta il numero degli operatori sanitari che hanno contratto il virus in Azuji, sono 180, è un numero importante, è il numero più alto della regione, ma ripeto, abbiamo lavorato in un ambiente, in una situazione molto molto complicata, e il dato positivo è comunque che il 100% sono guariti, quindi hanno contratto il virus, ma non abbiamo avuto per fortuna alcun tipo di conseguenza negativa. Io mi fermerei qui e lascerei la parola alla dottoressa Maggiore che ci racconta alcune cose dall'ospedale Maggiore. Grazie. Buonasera a tutti. Adesso presenteremo alcuni dati di attività dei primi giorni. Abbiamo usato anche un po' dei termini, diciamo così, da guerra, perché all'inizio è stata veramente una guerra. La prima slide che abbiamo voluto mettere è proprio il sorriso delle due infermiere che dicono sì, a fine turno dovevamo correre in famiglia, però per il distanziamento sociale, per proteggere la salute di tutti, non potevamo abbracciare nessuno. Ecco, perché fronte, perché guerra? Avevamo tanti fronti aperti, gli ospedali, il Dipartimento di Prevenzione, le strutture territoriali, tutte quante. Gli ospedali sono stati individuati a secondo delle loro specificità. L'ospedale Maggiore è stato l'ospedale Covid, ma non era un ospedale Covid a tutto pieno, perché per le terapie intensive, per avere il massimo ovviamente della tecnologia, abbiamo dovuto ovviamente portare la terapia intensiva Covid a Cattinara, e con tutte le nostre energie abbiamo cercato di tenere liberi dall'infezione sia gli ospedali di Gorizia, di Monfalcone, che quello di Cattinara. La prima cosa che è stato fatto è stato quello di attivare i reparti Covid, e man mano ovviamente che il numero delle persone che avevano bisogno di ricovero accedevano all'ospedale, i vari reparti dell'ospedale Maggiore sono diventati dei reparti Covid, con attività che prima non erano le attività proprie di quei reparti. Anche la stessa RSA San Giusto del distretto è diventato un reparto Covid a tutti gli effetti. Sicuramente risolutiva è stata la possibilità inizialmente per la pneumologia di lavorare a stretto contatto prima al Maggiore e poi dopo a Cattinara con le malattie infettive, e quindi si è fatta una tripletta veramente importante e fondamentale per la salute delle persone, perché insieme le malattie infettive, la pneumologia e la terapia intensiva hanno potuto evitare situazioni molto più gravi e molto più importanti come quelle che abbiamo visto in altre regioni. In totale abbiamo avuto 393 pazienti Covid positivi. Nel corso del tempo ovviamente i lavori sono andati avanti, come sapete sono stati fatti dei lavori importanti a Cattinara per avere una terapia intensiva con un numero di posti letto adeguato alle necessità dell'area di Trieste, ma anche della regione, e sicuramente nel corso del tempo, sebbene l'ospedale Maggiore era l'ospedale Covid positivo, anche a Cattinara la disponibilità di ulteriori posti di terapia intensiva nella parte finale, diciamo così, dell'infezione ci ha dato sicuramente una mano d'aiuto. Molti infermieri. Poi, come sapete, anche a Gorizia in un certo momento abbiamo dovuto aprire la terapia intensiva, quindi anche Gorizia ha partecipato attivamente a difendere dall'infezione con la terapia intensiva di Gorizia, che ha dato una grossa mano ovviamente
a rispondere alle esigenze. Queste sono le fotografie degli operatori che si sono spesi in tutto questo periodo. Contemporaneamente abbiamo dovuto ridefinire quelli che erano i percorsi di accesso all'ospedale, perché non tutti potevano ovviamente accedere all'ospedale, e questa è stata una cosa veramente molto, molto importante, perché ha permesso di salvaguardare gli ospedali, perché ci dobbiamo ricordare che non c'era solamente l'infezione da Covid, ma ovviamente c'erano tutte le altre malattie, le malattie croniche, oncologiche, tutte le malattie tempo dipendenti, delle quali non ci siamo potute dimenticare. E l'ospedale di Trieste è sicuramente un ospedale hub, quindi molto importante, pensate semplicemente al percorso dell'ictus. Sono stati potenziati ovviamente non soltanto gli ospedali, l'ospedale di Trieste, dove c'era la maggior parte delle persone infette, ma anche gli altri due ospedali, perché dovevamo proteggerli assolutamente dall'infezione. Quindi sono stati predisposti delle tende, dei container, proprio per impedire che l'infezione entrasse all'interno degli ospedali. Questa è la curva dell'andamento dei ricoveri. Vedete, abbiamo due picchi, che sono uno ad aprile e un altro a maggio, e come ho detto il totale dei ricoveri sono 567. Questi sono i ricoveri che sono stati effettuati. Una grossa mano d'aiuto ce l'hanno dato anche i privati accreditati di Trieste, la Casa di Cura San Antonio Triestino, il Policlinico Triestino, perché anche loro hanno ricoverato persone Covid positivi, e questo ci ha dato ovviamente una grossa mano a mantenere liberi gli altri presidi ospedalieri. Questa è l'attività di ricovero di Trieste e questa è l'attività di ricovero di Gorizia. Come potete vedere, in definitiva, le cose non sono andate poi così male, perché nonostante il lockdown, nonostante la riduzione dei ricoveri, cioè l'attività è continuata, quindi non abbiamo fatto mancare l'aiuto alle altre persone. Un altro fronte molto importante, oltre a quello dell'ospedale, è sicuramente quello del Dipartimento di Prevenzione. Questa è la tenda che è all'inizio del Dipartimento di Prevenzione, e sono state attivate ben 389 squadre per fare i tamponi. I tamponi sono stati risolutivi, importanti. Ricordo che all'inizio ne potevamo fare solo 64, adesso ne possiamo fare anche 2000 in un giorno. Quindi dovevamo stare molto molto attenti. Cosa ha fatto il Dipartimento di Prevenzione? Il Dipartimento di Prevenzione ovviamente era il primo baluardo, quello che doveva assolutamente difendere tutti quanti, e aveva bisogno di personale, e su questo abbiamo visto la grande disponibilità di tutti, perché ben 110 persone in totale sono venuti a lavorare con noi in dipartimento, di tutte le specialità, sia medici che personale del comparto, e questi li ringraziamo. Quanti sono stati i casi trattati fino a oggi? Oltre 35.000, come potete vedere. Tamponi eseguiti a oggi 83.000, persone messe in quarantena 4.000, quindi sono tutte persone che sono state contattate giornalmente, con le quali si è parlato continuamente, che ovviamente si è dovuto spiegare quali erano i motivi, le malattie. Potete pensare a tutto il grande lavoro e a tutte le richieste di spiegazioni che c'erano. Sicuramente c'è stata una grande risposta da parte del personale del comparto e del personale della dirigenza. Abbiamo fatto più di 28.000 ore di lavoro aggiuntivo, perché c'era bisogno di forza lavoro. C'era bisogno di forza lavoro in ospedale, c'era bisogno di forza lavoro in Dipartimento di Prevenzione, c'era bisogno di forza lavoro sul territorio, come dopo vi dirà la dottoressa Corti, perché c'era proprio bisogno di prendere in carico le persone, e contemporaneamente avevamo anche altre persone che si ammalavano e che quindi dovevano essere sostituite. Abbiamo dato anche una mano d'aiuto ovviamente al comune, per tutte le persone, diciamo così, gli homeless, per tutte le persone che avevano bisogno di un aiuto. Nel help center soltanto in due mesi abbiamo dato 360 ore di lavoro. Molte persone sono state trasferite da una parte all'altra. Un punto molto importante è stato quello del laboratorio di microbiologia. Sicuramente all'inizio siamo partiti con appena 64 campioni al giorno, e poi con un grande lavoro di riorganizzazione siamo arrivati in brevissimo tempo a fare oltre
2000 tamponi al giorno. Questa è stata una cosa molto molto importante. Sicuramente tutti i laboratori, tutto il dipartimento messo insieme, non soltanto quello di Trieste ma anche quello di Monfalcone, hanno dato una grossa mano, perché ovviamente avere i dati di laboratorio sono fondamentali per poter arrestare quella che è l'infezione. Vediamo che però ci sono stati anche dei morti. Come vedete, i morti sono tutti nella prima fase della malattia e per lo più riguardano persone anziane, persone anche molto anziane, e per lo più delle case di riposo, delle residenze. Sicuramente questo è stato il momento più difficile, perché in molti casi accompagnare le persone alla fine, capisco che è stato un momento molto molto difficile e doloroso. E sicuramente però abbiamo anche tante tante persone che sono guarite, sia nei giovani che nelle persone anziane. Vi ricordo che all'inizio si diceva che non si dovevano fare i tamponi alle persone asintomatiche. Dopo, quando abbiamo iniziato a farli, abbiamo visto che anche tra le persone anziane c'erano molte molte persone che erano asintomatiche ma che erano già state infettate. Anche l'attività ambulatoriale non si è fermata, perché come dicevo prima ci sono le infezioni, le malattie tempo dipendenti, l'ictus non resta a casa, c'era tutta l'attività dei consultori, le vaccinazioni, la diabetologia, l'oncologia, la cardiologia. Sicuramente anche l'attività ambulatoriale è andata avanti. Alcuni numeri, per esempio solo per l'attività della diabetologia abbiamo circa 11.000 prestazioni che sono state date non solo in presenza ma anche in lontananza. E così, e questo è un esempio, ovviamente tutte le altre specialità che hanno continuato a lavorare e a dare la loro attività. Io avrei concluso e darei la parola alla dottoressa Corti. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Io parlerò della, diciamo così, del fuori dall'ospedale. Cercherò di affrontare quello che è successo, soprattutto con le persone più vulnerabili, quindi coloro che sono rimasti a casa, coloro che erano nelle strutture residenziali, e che tipo di risposta i distretti e i dipartimenti hanno dato a queste persone. Infine, anche il fatto che non abbiamo erogato solo cure mediche, ma anche assistenza alle persone. Le dipendenze, come vedete, il Dipartimento delle Dipendenze ha continuato a erogare e ad assicurare prestazioni a più di 2.700 utenti, sia in presenza e anche da remoto, quindi non si sono fermati, nessuno è stato contagiato. Anche il Dipartimento di Salute Mentale si è riorganizzato, ha continuato ad affrontare i problemi di salute mentale anche gestendo dispositivi di protezione individuale, quindi vedendo le persone sia de visu ma anche facendo moltissimi interventi da remoto. È stato riorganizzato tutta la modalità di risposta a queste persone e sono stati allestiti anche degli spazi dedicati nel caso ci fossero persone con problemi di salute mentale che avessero necessità di isolamento. Anche in quest'area non c'è stato nessun contagiato. Le attività del distretto delle cure primarie sono iniziate soprattutto con il fatto che le cure territoriali sono entrate in ospedale e l'RSA San Giusto è stata trasformata in un reparto ospedaliero, come vi ha detto la dottoressa Maggiore. Sono state garantite tutte le attività di assistenza domiciliare, come dicevamo prima, le attività vaccinali da 0 a 2 anni e tutte le attività ambulatoriali dei distretti non differibili. Il 10 marzo è stata avviata l'attività delle unità speciali di continuità assistenziale, medici di continuità assistenziale per i sospetti Covid a domicilio e in residenza, e abbiamo iniziato anche delle attività di coordinamento, una task force con i medici di medicina generale per coordinare meglio le attività di assistenza primaria. Come vedete, le attività domiciliari dei distretti si sono rimodulate, si sono ridotte quelle di tipo riabilitativo, ma le attività domiciliari, comprese quelle svolte a domicilio dei pazienti e soprattutto anche nel domicilio delle case di riposo, sono addirittura aumentate. E infatti, nelle residenze per anziani, dove abbiamo più di 3.700 persone, l'intervento è iniziato il 9 marzo con la chiusura dei nuovi ingressi. Sono stati identificati dei team distrettuali, dei COVID team distrettuali,
con la formazione del personale nella preparazione di percorsi nell'uso di dispositivi di protezione individuale e sono state avviate attività di controllo e di sorveglianza insieme al Dipartimento di Prevenzione alla comparsa dei primi ospiti Covid positivi. È iniziato l'affiancamento e anche la sostituzione del personale contagiato man mano che sono iniziati alcuni focolai nelle case di riposo. A fine marzo abbiamo potenziato la campagna di tamponi che prima era limitata solo agli ospiti sintomatici, anche agli ospiti asintomatici. Abbiamo scoperto numerose persone contagiate che erano completamente asintomatiche. Abbiamo avuto 10 strutture con degli importanti focolai e 12 strutture con dei casi sporadici. Questa è l'attività svolta sugli ospiti delle case di riposo dal 5 febbraio al 30 giugno. Come vedete, la parte rossa sono i soggetti positivi e la parte blu sono tutti i tamponi che sono stati eseguiti, che sono, come vedete, esplosi all'inizio di aprile e in precedenza erano stati fatti, come vedete, quasi esclusivamente solo sugli ospiti sintomatici. Man mano che è aumentata la campagna dei tamponi, come vedete, anche gradatamente abbiamo scoperto altri positivi, ma la curva ha cominciato a scendere, a cominciare dalla metà di aprile. La parte più importante è stata quella di supporto. Il personale di Asugi è andato a supporto delle residenze per anziani, perché purtroppo mentre i riflettori erano puntati sugli ospedali, il virus è entrato nelle strutture residenziali e il pericolo non è stato subito percepito nella sua magnitudine. Purtroppo le strutture residenziali hanno affrontato l'epidemia con personale non ancora attrezzato, i dispositivi di protezione non erano reperibili sul mercato da parte di quei datori di lavoro perché erano stati tutti acquistati o dirottati sugli ospedali. Quindi 171 operatori si sono ammalati anche nelle case di riposo e i nostri operatori, infermieri o operatori sociosanitari dell'azienda sono dovuti intervenire massicciamente in 20 strutture a vicariare il personale interno che si era ammalato ed era addirittura assente. Sono state erogate più di 5.800 ore di assistenza sanitaria e i medici dei distretti, i medici dell'USCA hanno garantito cure mediche affiancandosi ai medici di medicina generale. Sono state garantite anche turnistiche ospedaliere da parte del personale del territorio che quindi è andato in aiuto dell'ospedale e in particolare l'azienda, dopo una prima fase in cui abbiamo constatato che non c'era disponibilità di dispositivi, ha fornito completamente di dispositivi tutto il personale delle residenze, soprattutto quelle dove erano stati identificati ospiti positivi. Questi sono gli operatori delle residenze che si sono contagiati, sono anch'essi tutti guariti alla data del 20 luglio. Questa è la situazione degli ospiti che, come vedete, si sono contagiati in più di 400, 417, sono guariti in 307, abbiamo avuto 107 deceduti. Attualmente solo 3 sono ancora ricoverati o in RSA San Giusto, uno è ricoverato, 2 in RSA San Giusto e uno è ricoverato in ospedale. Anche qui avete visto, abbiamo avuto una grandissima risposta dal personale del comparto che sia dai distretti che dall'azienda ha dato quasi più di 5.800 ore di assistenza infermieristica nelle strutture, vicariando e sostituendo il personale. Anche i medici USCA hanno dato un contributo fondamentale nell'assistenza sanitaria nelle case di riposo. Sono 14 medici più un coordinatore nella provincia di Trieste, 7 medici nella provincia di Gorizia. Hanno dato attività sia a domicilio, per i soggetti sospetti o soggetti Covid positivi, ma soprattutto nelle strutture residenziali sia per anziani e per i disabili. Nessuno si è contagiato. Questo è stato un ottimo risultato. Le strutture stanno lentamente ritornando alla normalità. Dal 14 giugno sono riprese le visite, sono ripresi gli ingressi nelle residenze per anziani. Attualmente è in vigore il piano per le residenze nella fase 2, dove stiamo cercando di monitorare e di lo stato della diffusione della malattia, di intercettare tempestivamente qualsiasi sospetto positivo, quindi qualsiasi paziente febbrile viene tamponato nel giro di poche ore e a tutt'oggi da più di un mese non abbiamo più ospiti positivi, non abbiamo più nessun ospite incidente positivo nelle strutture.
Ultima diapositiva, l'azienda ha capito che è importante curare con i farmaci, curare con gli interventi, ma è importante curare anche con le parole, con la relazione. Ha attivato un servizio di supporto psicologico rivolto sia agli operatori sanitari sia ai soggetti quarantenati o messi in isolamento, con due diversi servizi di supporto psicologico, uno rivolto al personale sanitario con un numero telefonico interno e una casella di posta elettronica, dove un pool di circa 50 psicologi aziendali che volontariamente si sono messi a disposizione dedicando alcune ore del proprio orario di lavoro a questo servizio, hanno assistito anche la popolazione, in particolare la popolazione sottoposta a quarantena e a isolamento, con un enorme disagio, sappiamo, e uno stress importante. Passo la parola quindi al dottor Possamai. Buongiorno a tutti. Si sente? Buongiorno a tutti. In questo contesto, in questa situazione di evoluzione, soprattutto nel primo periodo, tutta la squadra... Sì. In questa situazione, in questo contesto dell'evoluzione dell'epidemiologia, della Covid, la squadra delle strutture amministrative tecniche si è concentrata in particolare su alcune aree. Ho verificato, ma non c'è. Bene. Le strutture amministrative tecniche si sono concentrate su quelle che erano le aree di maggiore fabbisogno. L'area delle risorse umane, gli interventi edili impiantistici, fermiamoci qua, interventi edili impiantistici, le attrezzature sanitarie e la tecnologia informatica delle telecomunicazioni. Nel breve periodo potete vedere da questa diapositiva, da questa slide, il numero di personale che è stato assunto in poco più di due mesi, pari a 200, come vedete, 34 unità in base a tutta una serie di profili. Se l'acquisizione di risorse umane diventava estremamente importante, soprattutto nella prima fase, era oltremodo necessario intervenire sul contesto anche edilizio per trovare delle strutture, un'impiantistica idonea. E uno dei primi interventi proprio durante l'emergenza è stato destinato ed è stato realizzato nell'ospedale di Catinara. Do la parola un attimo all'ingegner liberale, direttore dell'area tecnica di Trieste, che ha contribuito alla realizzazione di questo intervento. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il direttore amministrativo e la direzione aziendale di consentirmi di rappresentare in questa circostanza tutta l'area amministrativa che, assieme alla struttura, insomma, che in qualche modo ho il piacere di dirigere, ha affrontato una tematica piuttosto complessa e difficile. Noi siamo stati in qualche modo coinvolti nella decisione di dover realizzare in un tempo assolutamente rapido e contenuto, il più contenuto possibile, un certo numero di posti letto in un'area ospedaliera attualmente dismessa. Siamo riusciti, con la collaborazione preziosissima di tutti, a realizzare da metà marzo a metà aprile circa 72 posti letto di terapia intensiva. Come diceva la dottoressa Maggiore, eravamo in una situazione sostanzialmente di guerra e quindi le nostre modalità di intervento erano finalizzate a garantire il massimo del risultato nel minor tempo possibile. E a questo proposito siamo riusciti a coinvolgere una serie di operatori economici che si sono resi assolutamente disponibili a contribuire nella realizzazione di questa importante opera. Analogamente, e quindi questo è anche un momento utile per portare i ringraziamenti a tutti, siamo riusciti con il nostro personale amministrativo e tecnico che si è adoperato sul campo piuttosto che in situazioni di postazione remote ad effettuare tutto quello che serviva per poter consentire quindi ai primi pazienti di poter entrare nelle aree in cui siamo intervenuti
più o meno dopo 16 giorni dall'inizio dei lavori. Volevo solo rappresentarvi che la presenza nei cantieri era mediamente di circa 50-60 persone che lavoravano anche 12 ore al giorno in un clima di assoluta e massima collaborazione e serenità, nonostante tutti noi stessimo vivendo comunque da un punto di vista anche emotivo una situazione difficile da gestire, perché si lavorava in un contesto la cui pericolosità non era esattamente nota, in un contesto particolarmente incerto anche dal punto di vista delle modalità operative. Tuttavia, nonostante queste difficoltà e queste condizioni al contorno assolutamente singolari e difficili, non ci hanno impedito, e sottolineo questo, a raggiungere un risultato di cui francamente credo dobbiamo essere tutti quanti fieri. Quindi ringrazio tutti e credo che abbiamo dimostrato di riuscire a fare un ottimo risultato. Questa immagine rappresenta un ulteriore intervento che è stato fatto nelle terapie intensive di Cattinara per realizzare delle condizioni di sicurezza utili a garantire il contenimento di eventuali situazioni di contagio e che secondo i numeri che stiamo ascoltando hanno avuto probabilmente un esito assolutamente positivo. Grazie a tutti. Bene, grazie Ingegner Liberale e la sua squadra, ma questi interventi edilizi e impiantistici non hanno riguardato solamente l'ospedale Cattinara e l'ospedale maggiore di Trieste, ma anche gli ospedali nell'area isontina e precisamente, come potete vedere, sia in Monfalcone con la realizzazione in questo caso degli allacciamenti per l'installazione dapprima delle tende e poi dei prefabbricati proprio per consentire di effettuare le prime operazioni in fase emergenziale con la fornitura anche di filtri assoluti per il trattamento dell'aria, ma anche poi all'interno dell'ospedale di Gorizia, inizialmente un noleggio ma successivamente l'installazione di alcuni prefabbricati, e la cosa estremamente importante è la collocazione e l'attivazione di posti letto in grado di mettere in pressione negativa e positivi locali sia nel pronto soccorso di Gorizia e Monfalcone sia nella terapia intensiva di Gorizia e in corso anche presso la terapia intensiva di Monfalcone. Se questi sono stati gli interventi edili impiantistici, altra parte estremamente importante ha riguardato l'acquisizione di tutte le tecnologie biomediche che soprattutto nel primissimo periodo erano estremamente necessarie e indispensabili. Qui l'ingegneria clinica ha dato il supporto insieme con gli approvvigionamenti per le apparecchiature necessarie per i presidi, e possiamo vedere per quanto riguarda le tecnologie mediche ordinate oltre 500 diverse apparecchiature, come potete vedere elettromedicali, 98 ventilatori polmonari, 110 monitor parametrici per i parametri vitali, 160 sistemi di infusione e portatili per radiografia, per un valore anche questo considerevole. Abbiamo parlato di attrezzature sanitarie, ma per il funzionamento di tutto questo sistema, anche la parte relativa al servizio per l'informatica e delle telecomunicazioni ha dato il suo contributo. In primo luogo per quanto riguarda la connettività e la connessione per gli operatori e per gli stessi pazienti, e in secondo luogo per alcune iniziative di carattere clinico, per esempio all'interno degli dipartimenti di prevenzione per assicurare sorveglianza sanitaria, visto l'evoluzione che aveva, e poi l'installazione della strumentazione di laboratorio per l'attivazione dei tamponi e della sierologia, che sta diventando sempre più importante, anche per il PACS, un intervento sul PACS proprio per consentire le immagini TAC nelle consulenze dei pazienti COVID positivi, la installazione e l'acquisizione di un sistema di intelligenza artificiale proprio per l'elaborazione di analisi quantitative per la malattia polmonare del COVID-19 e l'adeguamento e realizzazione delle infrastrutture di connettività proprio per mettere in connessione quegli interventi di impiantistici che abbiamo visto in precedenza. L'occasione per esprimere un ringraziamento nei confronti di tutto il personale, in questo caso di queste strutture amministrative e tecniche, per lo sforzo che ha compiuto a disposizione del resto della squadra aziendale. Vi ringrazio anche perché siamo riusciti a contenere i tempi. Abbiamo cercato di dare uno spaccato
insomma, credo sia siamo riusciti a dare la, almeno la percezione, la sensazione di come la squadra si sia mossa, perché questa è una squadra che è partita dalla prevenzione, dagli ospedali, dal territorio, e tutto questo lo fanno le persone oltre alla tecnologia. Aggiungo che tutta questa operazione, queste operazioni e tutto questo periodo l'abbiamo vissuto in stretto coordinamento e condivisione con la direzione centrale salute e con il vicepresidente, e dove ricordo che ogni sera ci vedevamo in videoconferenza, c'è il professor Lucangelo che pazientemente mi supportava in tutte queste riunioni, che finivano anche in orari non proprio diciamo umani, no? Vicepresidente, orari molto 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 duri, insomma, ecco, per cui diciamo che i risultati, gli obiettivi li abbiamo colti perché c'è stato veramente un grosso lavoro, una grossa come dire passione in quello che si fa, che si faceva, ma anche una grande dedizione e impegno. Io proprio per dare, voglio dire, anche un messaggio diretto da parte degli operatori che direttamente erano sul campo, sul fronte, questa seconda parte la lascerei a loro. In ogni sede abbiamo chiamato, abbiamo chiesto la disponibilità di voi, che rappresentano tutti, alcuni di voi, per raccontare le loro esperienze. Sapete che avete un tempo limitato. Qui abbiamo il professor Lucangelo, che ha coordinato tutta l'attività di terapia intensiva e semi-intensiva, la dottoressa Ofelia Altomare, che dov'è? Eccola lì, che sul distretto 3, un distretto molto delicato, rappresenta un po' anche tutta l'attività fatta sul territorio. Ricordiamo che poi sul distretto 3 e sul distretto 3 insisteva il lazzaretto di Muggia, per cui anche un'attività di coordinamento su quell'area di isolamento è stata utilissima, e crediamo, insomma, sia opportuno ancora mantenerla. E poi abbiamo vicepresidente, due rappresentanti, due medici dell'USCA, che sono il dottor Cociani e il dottor Picerna, dove la dottoressa Corti ha rappresentato il loro lavoro, ma devo dire che, insomma, se non ci fosse stata l'USCA e medici giovani, ma al di là della giovane età, dalla competenza, la professionalità, e una dedizione anche in termini di impegno di ore di lavoro, avremmo fatto fatica a tenere il punto. Umberto, se vuoi venire, ti ringrazio. Fai Umberto, Ofelia e dottor Cociani e dottor Picerna. Buongiorno, grazie direttore, grazie Antonio per questa introduzione che hai voluto fare. E diciamo che io oggi non vorrei parlare di terapie intensive, di ambulanze, di ventilatori, perché queste sono cose che bene o male conosciamo tutti, abbiamo avuto modo di vederle sia nel nostro quotidiano lavoro sia in televisione. Se mi venisse fatta una domanda, che cosa mi ha lasciato l'esperienza del Covid, sicuramente la risposta è quella che mi ha lasciato un'esperienza di tipo umano importante, con tutte le persone, tutti i collaboratori. Non li cito per categoria perché me ne potrei dimenticare qualcuno, ma direi tutti, non direi, sicuramente tutti, che hanno dimostrato, al di là della professionalità, hanno dimostrato una capacità empatica nel far fronte all'emergenza in tempo reale. Ad esempio, sono venuti dei colleghi che mi hanno portato non rianimatori,
il loro prospetto del mese con i turni, mi hanno detto: ogni giorno in cui sei libero e mi vedi libero sul rollino di marcia, mi puoi chiamare perché sono a disposizione. E così ho visto infermieri rinunciare alle ferie, OS, persone venire a lavorare e incontrarle il sabato e la domenica quando non erano in turno, e con le quali si sono fatti anche in maniera estemporanea proprio dei percorsi, perché questa è vero che è stata una guerra, ma in alcuni momenti ce la siamo giocata minuto per minuto. Quindi sicuramente questa esperienza mi ha lasciato una speranza nel fatto che siamo uniti, siamo sicuramente più preparati sotto il profilo psicologico e non solo, anche professionale, a ciò che dovrà, speriamo non succederà, ma a ciò che potrà avvenire in futuro riguardo a questo virus. E poi, per spezzare un attimo così il pathos, il direttore Poggiano mi ha fatto venire in mente una cosa: in effetti tutte queste nostre, diciamo, videoconferenze notturne avevano in qualche modo innescato dei sospetti nei confronti della mia signora, alla quale poi ho dovuto fare una foto in tempo reale, perché una chat, appunto, perché non mi credeva che ogni sera fossi impegnato con il direttore Antonio Poggiano. Eventualmente pensavo si chiamasse Antonia, ma insomma invece il direttore e io abbiamo condiviso in videoconferenza con l'assessore Riccardi e con tutto lo staff parecchie ore, parecchie notti, e la mattina, dopo aver passato più di qualche notte insonne, ci siamo ritrovati tutti quanti pronti ad affrontare assieme a tutti quanti quello che era ciò che il nuovo giorno ci presentava, e ciò che il piano che avevamo costruito ci proponeva di portare a casa a nostro favore e a favore soprattutto dei nostri concittadini e dei nostri pazienti. Quindi quello che posso dire è soltanto un grazie totale a tutti, e credo che Asugi abbia dimostrato di essere una bellissima azienda sia sotto il profilo umano che professionale, e questa azienda ovviamente si incardina in una regione che ha dimostrato di concerto di interagire a 360 gradi, di essere parimenti empatica con quello che siamo stati noi. Grazie. Grazie Umberto. Ofelia, con le tue, mi pare, collaboratrici. Grazie. Siamo una squadra e sappiamo collaborare e sappiamo riconvertire le nostre competenze. Il personale dei distretti ha imparato a fare in pochissimo tempo, così come i colleghi dell'ospedale, cose che prima non erano neanche nel nostro immaginario. Ha dovuto apprendere e ha dovuto trasmettere con una velocità estrema, e di giorno in giorno l'informazione cambiava. Fine di febbraio noi pensavamo che chi arrivava dalla Cina o era stato contatto con sintomi respiratori poteva essere stato contagiato da Covid. La settimana dopo abbiamo capito che c'erano i sintomi da Spagna. Qualche giorno dopo le persone potevano non sentire gli odori. E dovevamo continuamente formarci, trasmetterci comunicazioni, informazioni con il poco tempo libero di cui avevamo disponibilità. Abbiamo imparato a fare tamponi, abbiamo insegnato a fare tamponi, abbiamo imparato a vestirci in un certo modo anche nelle case di riposo, hanno imparato ad usare DPI, ad assumere un comportamento quasi da sala operatoria in contesti dove l'abbraccio era la prima cosa. Abbiamo imparato a gestire persone con problemi cognitivi, con wandering, e con la giusta distanza e in maniera assolutamente anonima, con un nome scritto sulla divisa, dove la persona con quei problemi non riesce neanche a comprendere che cos'è quel segno blu sulla divisa, però abbiamo imparato a relazionarci e a garantire l'assistenza anche a queste persone. E abbiamo gestito contesti difficili, non dimentichiamo la sanità penitenziaria,
che è stato un contesto difficile, che per fortuna nel nostro territorio ha, come voglio dire, non ci ha, siamo stati capaci di fronteggiare i problemi anche lì. Quindi io credo che tra ospedale e territorio, sia nella provincia di Trieste che nella provincia di nella ex provincia di Gorizia, siamo stati capaci proprio di fare squadra, di essere flessibili, disponibili, ma competenti. E do la parola a due colleghe che testimonieranno la loro esperienza. Grazie Ofelia. Buongiorno, io sono Reanna Simsig, sono un'infermiera del distretto 3 e da abbastanza anni mi occupo di una delle micro aree afferenti al distretto. E senz'altro Ofelia ha messo in luce una qualità che volevo che emergesse dal mio intervento, che è la flessibilità. Perché parto un po' col descrivere il lavoro di microarea, è un lavoro dove operiamo su dei contesti molto fragili in piccole zone. Il primo strumento è la relazione e noi promuoviamo aggregazione. Il problema Covid ha fatto sì che dovevamo invertire la rotta del nostro lavoro e quindi convincere le persone che in questo momento la protezione era in casa propria e in solitudine. Qui è emersa un aspetto di facilità rispetto a questa azione grazie ai rapporti di fiducia che ci siamo riusciti a creare negli anni con queste persone. E, c'è stata una fortissima integrazione col servizio sociale, perché spesse volte queste persone che noi assistiamo sono mononuclei, con reti familiari molto fragili o inesistenti. Per cui si poneva proprio la necessità di rispondere ai bisogni primari, come portare la spesa per esempio. Non a tutti si è potuto attivare la protezione civile, perché certi casi necessitavano anche di un monitoraggio. Quindi anche attraverso la consegna di una borsa della spesa, che non è un'azione di competenza prettamente infermieristica o dell'assistente sociale, però quei pochi minuti sul pianerottolo ci consentivano di capire come stavano andando le cose in casa. Si è costituita una grande rete di volontariato, soprattutto da parte dei ragazzi del servizio civile, che facevano dei monitoraggi telefonici per vedere come stavano andando le cose. Non da meno la consegna farmaci. Consideriamo che gran parte degli abitanti delle microaree sono anziani, con polipatologia, polifarmacologia, quindi tutta la partita dei farmaci a domicilio è stata coordinata in modo veramente buono con delle persone che si facevano carico di ritirare magari le ricette per più persone e poi la consegna dei farmaci a casa. Rispetto al distretto, la collaborazione è stata potentissima, partendo dalla formazione immediata e necessaria per l'uso dei dispositivi di protezione individuale, per poi andare a casa e mantenere le attività domiciliari che erano necessarie. Dalle relazioni delle dottoresse Adele Maggiore e della dottoressa Corti è emerso il grande lavoro infermieristico che si è svolto in supporto al Dipartimento di Prevenzione, con questo ottimo coordinamento della direzione sanitaria. Fare un tampone si può pensare sia una cosa banale, ma in questo momento così non era. Noi con una telefonata, quando avvisavamo la persona che arrivavamo a fare il tampone, dovevamo anche consentire la massima informazione, ma anche garantire un po' di sicurezza rispetto a cosa andavamo a fare. Per esempio, mi viene in mente, la vestizione e la svestizione venivano fatti sui pianerottoli, per cui magari dovevamo essere così attenti da dire: guardi, entreremo bardati, vestiti, non si spaventi, se ha dei rapporti con i vicini li tranquillizzi, perché spesse volte passava per le scale qualcuno, ci vedeva con queste tute e si spaventava, quindi dovevamo giocarci abbastanza bene questa partita in modo molto rapido. Mi è piaciuto tanto quello che ha detto il professor Lucangelo. La gestione di questo momento molto difficile ha fatto emergere una grande professionalità, ma concordo sull'aspetto della grande umanità. Io mi sono sentita parte di una squadra e mi sono sentita anche protetta, per quanto il momento era molto difficile. Spero di essere stata esaustiva, so che non ho tanto tempo e passo la parola a Paola. Grazie dottoressa, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, io sono Paola Auber,
Premetto che lavoro in un altro distretto, non al distretto 3, sono incardinata al servizio anziani e residenze del distretto 2 e volevo raccontarvi la mia testimonianza. È iniziata tutta in un fine settimana di marzo quando ho ricevuto una telefonata che mi offriva di partecipare all'apertura di un presidio sanitario Covid all'interno di una base logistica, quella militare del Lazzaretto a Muggia. Vieni, è distinto, ho accettato subito e due giorni dopo eravamo già operativi, sia dalla formazione di noi operatori alle procedure per l'accoglimento, per la degenza, l'allestimento della struttura, la preparazione degli alloggi, tutto per rendere il più accogliente possibile la permanenza degli ospiti. Già dal primo giorno d'apertura abbiamo accolto due persone, nonostante non era ancora tutto perfezionato. 5 OS in turno attivo sulle 24 ore, oltre alla collaborazione preziosa dei volontari della CRI e l'infermiera dedicata Reanna Simsig. Oltre a noi c'era una coordinatrice, c'era la disponibilità di un medico referente alla struttura e oltre al medico c'era una psicologa dedicata che era sempre pronta e disponibile ad ascoltare tutti gli ospiti, compresi noi operatori al bisogno. Gli ospiti con noi comunicavano attraverso i telefoni cellulari e avevano la possibilità di uscire dai bungalow pochi per volta, mantenendo la distanza di sicurezza ovviamente. E tra di loro, attraverso WhatsApp, sono riusciti a far rete condividendo la loro condizione, confrontandosi e sostenendosi a vicenda con grande aiuto. Il target degli accolti era estremamente vario, sia per l'età, per nazionalità, professionalità, ognuno con problematiche diverse, sia dal punto di vista sanitario che per il loro vissuto personale, con un unico denominatore comune: la sfortuna di aver contratto il Covid. Separati improvvisamente dalla loro quotidianità, dai loro affetti, dai loro punti di riferimento, si sono trovati senza poter vedere nessuno, alcuni di loro addirittura per mesi. Al di là delle mansioni ordinarie, quello che abbiamo cercato di fare è stato di ridurre il più possibile quell'isolamento. Abbiamo organizzato videochiamate, abbiamo cercato di far pervenire dall'esterno messaggi, oggetti, tutto quello che era possibile. Ogni giorno distribuiamo i quotidiani. Aggiornavamo costantemente i parenti sulla situazione e abbiamo cercato anche di festeggiare nel limite del possibile le ricorrenze e qualche compleanno. Sono stati 4 mesi molto impegnativi e faticosi. Ci siamo rimessi in gioco in una realtà nuova e per noi impensabile fino a pochi mesi prima. Con i nostri ospiti abbiamo gioito, ci siamo commossi, ci siamo messi nei loro panni. E anche questo aspetto ci ha ampiamente ripagato di tanti grazie, non vi dimenticheremo, vi porto nel cuore, mi avete fatto sentire come a casa. Con voi ho sentito meno la mancanza della mia famiglia, nel bene e nel male è un ricordo che resterà per sempre. Siete un gruppo meraviglioso, non ci perderemo di vista. E di questi tempi essere negativo dà una grande positività. Grazie. Io farei intervenire il dottor Picerna, che è accompagnato dal dottor Cociani, velocemente, perché dobbiamo far parlare un po' anche gli altri sulle altre sedi, se no restano un po' fuori. Però, direttore, prego. Sarò telegrafico. Allora, non troppo però. Allora, nel corso dell'epidemia l'attività USCA ha supportato i medici di medicina generale nella gestione clinica dei pazienti Covid sia a domicilio che nelle case di riposo. Abbiamo collaborato inoltre insieme al Dipartimento di Prevenzione, i distretti, il 118, microbiologia e virologia e a tutti gli operatori delle case di riposo al contenimento dell'epidemia da coronavirus attraverso un'attività di monitoraggio clinico, diagnosi precoce, prevenzione dei contagi.
Ci siamo occupati della sicurezza delle residenze e degli operatori delle stesse, cercando di dare risposta a tutte le criticità riscontrate nel corso di questi ultimi mesi. Per questo ci tengo a ringraziare tutti i colleghi USCA e le persone che ogni giorno hanno lavorato e lavorano senza sosta, dal gruppo delle case di riposo del Dipartimento di Prevenzione, dal personale dei distretti e del 118 del nostro responsabile Alberto Peratoner, dalla microbiologia e dalla virologia della dottoressa, in particolare la dottoressa Busetti, Anna Knezevic e Ludovica Segat, e dai responsabili sicurezza aziendali, dottor Riva e dottoressa Dragani, così come anche all'ospedale che in tutte le volte in cui abbiamo avuto bisogno ci hanno comunque sostenuto e appoggiato e consigliato. Ringrazio tutti. A proposito di squadra, come certo è stato detto, no, grazie a voi, ringrazio anche il dottor Cocciani e tutti i vostri colleghi che hanno svolto un ruolo veramente critico e fondamentale. E Adele, i tuoi testimonial? Farei parlare la dottoressa Pesavento, che da fisiatra è diventata un'esperta di Covid. Buongiorno a tutti, ringrazio per avermi chiamato a portare questa testimonianza. Noi da un momento all'altro abbiamo chiuso la riabilitazione, il reparto di riabilitazione, perché in realtà l'altra parte è stata divisa a metà, la parte che si occupava di malati interni, quindi di riabilitazione su quelli che non erano positivi, è continuata l'attività ambulatoriale per l'attività indifferibile, però il reparto è stato chiuso, per cui nel giro di una settimana abbiamo dimesso tutti i pazienti ricoverati, erano 24, definendo quelli che erano i 7 più adeguati, per cui sono stati messi un po' in RSA, un po' Pineta, a seconda delle problematiche, e abbiamo accolto pazienti Covid positivi. L'inizio è stato abbastanza difficile, nel senso che siamo partiti con, c'ero io e c'erano due fisiatri. La parte infermieristica, grazie alla direzione infermieristica, grazie alla RID, per fortuna era abbastanza ben fornita, ma la parte medica era veramente messa male. Noi siamo riabilitatori, per cui siamo medici abituati ad avere a che fare con pazienti stabilizzati, e quindi ci trovavamo di fronte a una realtà completamente diversa. Quindi la mia paura più grande è stata quella di non poter dare a queste persone le cure adeguate, no? Ma nel giro di un paio di settimane, pian piano le persone sono arrivate, in questo mi è stata vicina la direzione, e anche e soprattutto le persone che volontariamente si sono offerte nel venire a portare il loro apporto in riabilitazione, e quindi nel giro di, penso, una settimana, 10 giorni, mi sono ritrovata con i cardiologi che si facevano staffetta, per cui ogni 3 giorni si davano il cambio del cardiovascolare, un sacco di medici specializzanti, sia della internisti ma anche neurologi, c'è stato un pronto soccorsista che è arrivato, il dottor Sarto che è arrivato, che c'è stato con noi per praticamente quasi tutto il periodo. Quindi io mi sono ritrovata di colpo ad avere un sacco di persone, sia infermieri che medici, che si sono dati il cambio e che nel giro di 3 mesi hanno formato un gruppo molto importante. Quello che all'inizio poteva essere visto come un deficit, no? Perché partivamo veramente con 3 fisiatri, è stato un punto di forza. Perché? Perché all'interno di questo gruppo hanno lavorato persone veramente provenienti da realtà completamente diverse, con specialità e con esperienze completamente diverse, e queste persone malate e infette da Covid non erano persone che avevano soltanto bisogno di cure internistiche. Abbiamo scoperto man mano che siamo andati avanti che c'erano problematiche grosse di tipo neurologico,
di altro tipo oltre che quello internistico, e l'aver avuto persone che sapevano di varie specialità, quindi il cardiologo, il neurologo, l'internista, ha fatto sì che veramente queste persone potessero essere prese in carico a 360 gradi, per cui è stata trattata l'infezione, sono state trattate le problematiche internistiche, ma hanno fatto dialisi, ad esempio, perché quattro posti letto della struttura sono stati trasformati in posti letto dialisi. Quindi hanno fatto ecocardio, hanno fatto punture lombari, hanno fatto trattamento con immunoglobuline. E quando ci siamo accorti che avevano delle problematiche anche neurologiche, hanno fatto anche il trattamento riabilitativo. E da là abbiamo iniziato anche a fare le consulenze negli altri reparti COVID positivi e abbiamo iniziato a trattare anche lì pazienti dal punto di vista riabilitativo che avevano problematiche neurologiche. Quindi io devo dire la verità, questo gruppo è stato un gruppo molto coeso. La mia paura era anche quella di far lavorare insieme persone che non si conoscevano, con veramente esperienze diverse. In realtà, forse proprio perché si trovavano in un contesto nuovo, ha fatto sì che queste persone si sono unite tantissimo. Tutti hanno insegnato qualcosa agli altri e tutti hanno fatto di più di quello che la loro mansione dettava. Anche perché noi abbiamo scelto di tenere il corridoio pulito. Questo significa che noi non dovevamo tenere i DPI per tutto il tempo in cui prestavamo servizio, ma ci vestivamo nel momento in cui entravamo nelle stanze. Questo ovviamente faceva sì che noi non potevamo entrare in continuo in queste stanze, per cui chi entrava doveva fare tutto quello che era necessario per il paziente. Per cui le diverse figure professionali hanno insegnato l'una all'altra a fare delle cose che normalmente non fanno. E i diversi medici con diverse specialità hanno insegnato agli altri qualcosa della loro specialità. Quando io ho chiuso quel reparto, ho chiuso il reparto con uno spirito molto diverso da come avevo iniziato. Nel senso che poi alla fine sono uscita da là con un sorriso, perché ho avuto la consapevolezza che le persone che sono state ricoverate lì hanno avuto tutte le cure necessarie, anche di più forse di quelle che avrebbero avuto trovandosi in un reparto con un unico tipo di professionisti. E il gruppo non è uscito distrutto, ma ne è uscito comunque rafforzato e avendo imparato comunque qualcosa dagli altri. Ringrazio. Grazie. Adesso farei parlare il coordinatore delle malattie infettive, il dottor Valentini. Sono a microfono munito, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io approfitto anch'io per ringraziare intanto la direzione strategica e la direzione infermieristica per avermi invitato oggi. Secondariamente ringrazio tutti i cittadini, perché in realtà in un momento storico come questo, con le difficoltà che ci sono state, l'azienda è stata molto vicina ai cittadini e i cittadini molto vicini all'azienda, e questo penso che non abbia assolutamente precedenti. Il supporto che abbiamo ricevuto come singoli professionisti, ma anche come gruppi di lavoro, gli striscioni, i flash mob fuori dalle finestre, io credo che siano attestati di stima che ricorderemo sempre e che ci devono dare la spinta per andare avanti come professionisti anche in futuro. Secondariamente ringrazio anche la direzione, perché non si può negare che non è mancato nulla in un momento così difficile, le risorse sono arrivate e non si è assolutamente lesinato. Ma principalmente ringrazio ogni singolo professionista che ha messo in campo di tutto e di più in un periodo come questo e non solo, come ha detto la dottoressa Pesavento, si è andati oltre a quello che è il proprio mandato, si è andati oltre a quelle che sono le proprie skills naturali e alla conclusione, anzi per noi non è concluso, ma verso la fine di questo processo c'è voglia di ricrearsi e rimettersi in gioco. Dopo aver imparato tanto, c'è voglia di fare ancora di più, creare progetti e imparare cose nuove. E questo credo che sia un'eredità importantissima che ci ha lasciato questo virus. Ringrazio ancora una volta principalmente i miei colleghi, perché non posso dimenticare, mi sembra ieri
quando abbiamo iniziato a fare le esercitazioni o quando abbiamo ordinato materiali in più, dicendo non si sa mai che arriva uno o due casi della Cina, ma tanto non arriverà. Sembra ieri che ricevo la telefonata alle 3 di notte sapendo che 6 colleghi sono positivi e al tempo suonava come una condanna. Sembra ieri, ma in realtà è oggi. È passata una manciata di settimane e questo vuole essere un po' un monito verso tutti per dire che non bisogna abbassare la guardia e nemmeno la mascherina ancora, è ancora presto. Grazie. Adesso dopo l'ospedale darei la parola al territorio, alla dottoressa Fedele che ha coordinato tutto il personale del comparto del Dipartimento di Prevenzione. Sì, grazie, vi ringrazio dell'accoglienza e della possibilità di parlare. E qualcuno ha anticipato questo termine guerra. Ricordo la convocazione in direzione generale la domenica 24 febbraio, da lì a 10 giorni veramente è successo l'inferno. Ci siamo organizzati in pochissimo tempo, richiamo all'ordine 3 termini che sono così assolutamente importanti da riconoscere in tutti noi: disponibilità, adattamento, flessibilità. Nessuno si è tirato indietro. 12 ore al giorno, 7 ore su 7, garantendo un'apertura garantita 3 mesi continuativi, non abbiamo mai avuto sosta e abbiamo avuto il sostegno da parte di tutti i colleghi, dei distretti, gli approvvigionamenti, i DP. Non ci siamo mai sentiti soli, anche se all'inizio, comunque, siccome si tratta e si trattava di un'emergenza, abbiamo dovuto chiaramente arrangiare e sicuramente cercare di dirigere un po' il colpo. Non è stato facile, abbiamo avuto tantissimi aiuti e collaborazioni, siamo arrivati ad essere presenti al Dipartimento in 110 operatori, tra medici, specializzandi, infermieri, OSS, assistenti sanitari, tutti sono venuti a collaborare. Ricordo la difficoltà che avevamo all'inizio per interpretare tutte le indicazioni ministeriali che continuamente venivano aggiornate di giorno in giorno e quindi dovevamo sempre rivedere tutti i protocolli e le procedure e informare velocissimamente tutti i colleghi per definizioni che cambiavano nell'arco veramente di poco tempo. Questa è stata una difficoltà proprio operativa perché doveva essere immediatamente applicativa. Ringrazio ancora il collega Riva per il sostegno. Siamo partiti con un gazebo, 2 tende, alla fine siamo riusciti ad avere una casetta. Noi ancora tutt'oggi non abbiamo smesso un giorno di fare tamponi in qualità di screening, ovviamente collaboriamo con i colleghi del laboratorio e stiamo tenendo e monitorando sotto controllo un po' la situazione. Quindi è stata una bella onda e siamo riusciti, forse mi permetto di dire, a cavalcarla. Ringrazio veramente tutti i colleghi per le grandi disponibilità che ancora adesso ci stanno dando. Grazie. Grazie. Per concludere da questa sede, adesso il dottor Di Lenarda come territorio. Territorio che ha cercato di fare qualcosa anche in ospedale. Intanto riconoscere, ma non è per ringraziarmi qualcuno, riconoscere le difficoltà che l'azienda, la Direzione Centrale Salute, la Regione, tutti hanno avuto in questo periodo. Io credo di essermi messo le mani 50 volte in testa, immaginando se fossi stato io al posto di uno di loro per gestire questa situazione. Quindi grande riconoscimento per la difficoltà e per il lavoro che è stato fatto. E come tutti hanno detto, in tempi di pace ci si guarda in cagnesco, in tempi di guerra nasce una solidarietà umana che non ti aspetti. E da questi momenti, queste settimane negative, sono nati dei rapporti e sono nati dei supporti reciproci. Noi in riabilitazione con Valentina Pesavento siamo andati il primo giorno timorosi e poi piano piano le persone che tornavano dicevano: ma sai che tutto sommato in questa tragedia abbiamo conosciuto persone belle, visto tanti sorrisi, collaborato bene e siamo usciti, come diceva Valentina, negli ultimi giorni più rinfrancati dei primi giorni in cui eravamo obiettivamente preoccupati. Cosa ha fatto una struttura ambulatoriale? Ha fatto quello che ha potuto. Intanto ha fatto quello che era dovuto dal punto di vista etico e professionale, cioè mettersi a disposizione. È chiaro che abbiamo mantenuto una parte dell'attività ambulatoriale. È difficile dire se abbiamo fatto poco, potevamo fare di più. Forse potevamo fare un po' di più, visto l'ultima cosa che dirò alla fine, che a me preoccupa molto.
tutto il comparto ai medici si è dato disponibile per l'attività in reparto, per l'attività di filtro del comparto, per il tamponamento che fanno i nostri infermieri, per le telefonate. A giugno abbiamo fatto oltre 1500 telefonate di controllo delle condizioni cliniche dei pazienti, poi tutti i questionari per avere gli accessi di queste persone in sicurezza. È un lavoro continuo, per cui ringrazio tutto il personale della mia struttura che ancora oggi, mi ha fatto un tampone mezz'ora fa, ancora oggi sta continuando dalla mattina alla sera a lavorare al servizio di questa situazione. Chiudo con una cosa che un minimo mi angoscia. Chi mi conosce sa che sono di carattere molto tranquillo, lo sono, però è una situazione che mi manda in crisi. Io credo che il difficile arriva adesso. I prossimi 6-9 mesi vedranno la mia struttura, ma lo dico come esempio perché le altre non credo siano molto diverse, erogare invece che i prossimi 12 mesi, invece che 65.000 prestazioni, non credo più di 45.000 prestazioni. Il che significa che 5, 6, 7, 8.000 persone non avranno accesso alla struttura cardiovascolare. E se noi non saremmo bravi tutti insieme a, virgolette, scegliere, è una brutta parola, ma selezionare i casi più a rischio e concederci il lusso di fare prestazioni non prioritarie a persone che potrebbero essere gestite con altrettanta qualità dal medico di medicina generale, io credo ne veniamo fuori male. Quindi questo è un qualcosa che su cui dovremmo ragionare anche con la direzione generale, con chi è deputato, ma con i nostri direttori ovviamente, anche per fare un'azione di comunicazione alla popolazione e per far sì che tutti diano il loro piccolo contributo perché arrivino, ma io parlo per tutte le strutture, perché tutte sono nella situazione, il distanziamento e le norme di sicurezza valgono per tutti, arrivino le persone che più hanno bisogno e le prestazioni di lusso le rimandiamo al 2021, se no non ne veniamo fuori in quest'anno. Vi ringrazio tutti. Grazie. Chiedo alla dottoressa Corti, al dottor Possamai, di contenere in 10 minuti, perché vorrei lasciare gli ultimi 10 minuti al vicepresidente. Grazie. Ho già perso un minuto. Non vi sentiamo. Perché il vicepresidente ha un impegno. Io a questo punto, Riccardo, ti lascerei la parola per le conclusioni, così almeno hai un po' di tempo. Grazie. Ma intanto vi ringrazio di questa occasione, voi che siete qui e tutti quelli che ci ascoltano, anche fanno fatica ad ascoltarsi perché vedo che un collegamento è saltato. Intanto penso che sia importante dedicare del tempo a raccontare la storia di ognuno. Io penso che questo sia tempo investito bene, perché probabilmente fa rendere conto degli sforzi, dei problemi che ci sono stati, delle difficoltà che ognuno di voi ha vissuto. Se dovessi dire una battuta, la battuta più semplice che mi verrebbe da dire è: questa è l'altra faccia del Covid, quella che probabilmente non conoscono tutti, quella che conoscono nei particolari ogni gruppo, ogni professionista che si è dedicato
ad affrontare questa esperienza, questo lavoro difficile. È una storia che va raccontata perché secondo me è un tesoro prezioso che deve essere archiviato nell'esperienza del servizio sanitario pubblico di questo paese e del servizio sanitario di questa regione, che ha dimostrato di essere all'altezza delle sfide più difficili. Io penso che ognuno di noi abbia un pezzo di storia da raccontare. Alcune cose importanti le abbiamo sentite nelle vostre testimonianze, e altre credo che ognuno di noi possa raccontarne di diverse. Da quando, concentrati sulla prima parte, per quello che accadeva fuori da questa regione, c'era la corsa nel corso del giorno, soprattutto delle notti, nel capire questa forbice tra i modelli che ci dicevano alcune cose e le occupazioni delle terapie intensive, che sono stati i momenti iniziali di questa esperienza, dove alla fine il modello andava e dove alla fine invece la verità, dove era la verità. E vi garantisco che nei primi giorni la verità si sovrapponeva al modello e quel modello dava dei numeri preoccupanti, molto preoccupanti. Poi ci sono state tante altre cose che secondo me sono state anche delle narrazioni rispetto a quello che abbiamo letto noi che vivevamo dentro questo sistema e soprattutto viveva il paese, viveva la popolazione. Anche con, consentitemi, con delle considerazioni gratuite, facili da quelli che fuori da questo sistema davano lezioni, continuano a dare lezioni rispetto a un'esperienza che hanno vissuto da lontano e che non, secondo me non sono in grado di conoscere. E quindi il problema che abbiamo vissuto sulla disponibilità dei dispositivi di protezione, dove questo paese si è esposto a quella che è stata una decisione profondamente sbagliata, quella di non rendersi indipendente rispetto a una solidarietà europea che non c'è stata e a un egoismo nel mondo dove alla fine questi strumenti venivano prodotti in altri paesi e questi paesi in questo momento di grande difficoltà alla fine dicevano mi tengo le mie cose perché secondo me può capitare anche a me, quindi io devo avere i magazzini pieni, poi se mi avanza qualcosa do ad altri. L'Italia è stata esposta a questo e noi l'abbiamo vissuto giorno dopo giorno quando vedevamo che gli ordini si fermavano ai cancelli delle fabbriche di altri paesi, ai confini di altri paesi, venivano sequestrati camici, mascherine. Poi c'è stata la volta dei ventilatori, cioè tutto il tema dell'implementazione della terapia intensiva, dove voi avete raccontato questa straordinaria di Catinare a questo ospedale ha dato una lezione al paese su questo, perché noi è facile, no? Poi alla fine noi, gli altri sono sempre bravi, noi non lo siamo, in realtà possiamo dire che siamo stati un po' bravi anche noi, no? E paesi che si portavano via nel corso della notte i ventilatori che venivano ordinati e arrivava qualcun altro con qualche borsetta, con qualche soldo in più e glieli portava via. Racconto cose che sono successe e che probabilmente sappiamo, ed è giusto che sappiano tutti, sono cose che sappiamo noi che in quelle benedette sere quando magari qualcuno a casa ci diceva come mai, no professore? E alla fine noi eravamo lì a fare i conti e a vedere credo un'altra grande cosa che è successa. A vedere questo sistema che ragionava insieme e decideva pur nella difficoltà dei modelli di capire che c'è stato un momento nel quale questa regione, questa città, questo ospedale ha avuto il coraggio di, pur avendo la forbice una distanza molto limitata rispetto alla disponibilità dei posti letto che c'erano, in particolare nelle intensive e quello che alla fine era occupato, di portare a casa delle persone che le terapie intensive nelle altre regioni non avrebbero avuto e sarebbero morti. E allora quando parliamo di Giovanni, che ce lo ricordiamo tutti, solo per fare un esempio, che diventa simbolico, ecco, noi siamo stati anche questi,
Noi siamo quelli che da Pratica di Mare abbiamo fatto partire un aereo della Guardia di Finanza per caricarci 500 camici che hanno consentito il giorno dopo gli ospedali della Sardegna di restare aperti. Questa è stata la nostra storia. È stata una piccola storia di tanti di noi che ognuno, dove ognuno può raccontare un pezzo, metterla insieme, e secondo me un giorno questa cosa, quando saremo usciti definitivamente da questa storia, bisogna avere il coraggio di raccontare una storia che ha avuto un cuore, che a un certo punto a Fiume, quando viene il terremoto, il sistema, il gemello, perché qui c'è la sanità e la protezione civile, no? I due gemelli prendono e partono e vanno a montare le tende in Croazia perché là c'è stato il terremoto, in mezzo all'emergenza. Ecco, quindi io penso che tutti noi dobbiamo andare orgogliosi di questo. Poi mi venite a dire, oppure ci vengono a dire, potevamo far meglio. Sì, si può sempre far meglio. Si può sempre fare meglio. Io penso che però tutti quanti insieme abbiamo fatto bene. E quindi io sono qua a dirvi grazie, a dire grazie ai protagonisti conosciuti, a dire grazie ai protagonisti sconosciuti, a dire grazie a un sistema che al di là delle critiche, delle osservazioni, che se sono in buona fede, sono serie, aiutano a migliorare le cose, ci sono tante osservazioni che sono strumentali e lasciano il tempo che trovano, e ci sono state purtroppo anche nel corso di questa emergenza. Io penso che noi abbiamo capito tutti insieme che questo modello alla fine non ha avuto differenze, non ha avuto quelle separazioni alle quali eravamo tutti abituati. Non le hanno avute i reparti, non le hanno avute le specialità, non le hanno avute gli ospedali. È stato un sistema che insieme ha cercato di fronteggiare, facendo supplenza uno all'altro, essendo complementare nell'affrontare questa partita che poi pian piano si è trasferita dall'ospedale al sistema territoriale, che oggi è quello che ha in qualche modo, secondo me, la sfida più grande davanti a sé di un nuovo modello. E consentitemi due parole anche su... Ci hanno detto che c'è un caso Trieste. Allora, sicuramente Trieste è stata duramente colpita, ma io credo che ci siano degli elementi che non giustificano, ma provino alcune differenze rispetto alla distribuzione territoriale, al distanziamento sociale, all'organizzazione delle strutture residenziali, all'anzianità. Ci sono tanti elementi che si inseriscono in queste vicende. Io penso che il sistema territoriale, il sistema ospedaliero, tutto quello che ci stava intorno anche rispetto al sistema socio-assistenziale, che non è proprio del Servizio Sanitario Regionale direttamente, anche quello ha ricordato per il grande lavoro che ha fatto. E quindi io su questo credo che l'elemento della flessibilità, dove ognuno indipendentemente dal mestiere che faceva, dalla specialità che aveva, dalle stellette che aveva, o dal luogo nel quale lavorava, è riuscito con una grande e straordinaria flessibilità a fronteggiare un fenomeno non facendo ragionamenti a me spetta quello e quello è compito tuo. Io penso che questa sia stata, secondo me, la chiave di lettura di questa esperienza, che ci lascia, secondo me, una lezione importante, ed è una lezione dalla quale dobbiamo fare tesoro nelle partite, nelle grandi scelte che abbiamo davanti, la selezione degli investimenti, l'eliminazione delle sovrapposizioni, il rafforzamento del sistema territoriale e secondo me un grande investimento sul patrimonio principale che abbiamo, che è quello delle risorse umane. Secondo me è un lavoro che per molti anni è stato un po' lasciato andare, con al centro il merito, dove nella diversità delle posizioni, guardate, io lo dico con estrema franchezza, considero il sindacato un pilastro fondamentale nella costruzione dei rapporti e nella costruzione di una struttura ancora più forte, ancora più solida. Però tutti quanti insieme dobbiamo fare dei salti di qualità. Dobbiamo avere coraggio che ci possono anche essere delle decisioni che probabilmente raccolgono un consenso inferiore rispetto ad altre, ma sono più importanti. Allora io che ho il rispetto nei confronti dei ruoli su queste cose qua continuo a vedere una liturgia che è la liturgia di sempre, quando alla fine
forse siamo ancora, non ci rendiamo ancora conto che siamo in mezzo ad una situazione difficile. Noi stiamo andando verso una gradualità, ma non stiamo entrando nella normalità totale. Anzi, probabilmente questa regione, questa azienda, in questo momento rischia di essere chiamata a una prova, non dico la più difficile, è difficile dire qual è la più difficile, ma a una prova difficile, perché guardate, questa storia dei casi di importazione, io oggi ho detto che qui ormai non c'è un problema di distinguerci sulle posizioni legittime che ognuno può avere legate al tema dell'accoglienza. Secondo me questo è un tema che viene superato quando c'è il problema della garanzia sanitaria. Noi registriamo da troppi giorni, fortunatamente per dati limitati, una presenza di contagi, e siccome questa storia l'abbiamo vissuta giorno per giorno, ora per ora, e se probabilmente siamo in grado di presentare dei risultati di un certo tipo, lo dobbiamo anche al fatto che quando i contagi non c'erano, abbiamo avuto la pazzia, l'intelligenza, la fortuna, non lo so, qualcosa c'è stato però, forse un po' di tutto, di prendere delle decisioni che sembravano ingiustificate. Allora, quando da una decina di giorni io continuo a dire guardate che il tema del caso di importazione non è una cosa che noi possiamo sottovalutare, anche perché questa è una vicenda che riguarda noi, non riguarda altri. Cioè riguarda noi, riguarderà un po' la Sicilia, ma su questo tema noi dobbiamo essere organizzati. E quindi la capacità di fronteggiare quel tracciamento che è stato un elemento estremamente importante che ci ha consentito di raggiungere questi risultati. E oggi questo tema del caso di importazione che riguarda i flussi al confine, riguarda i flussi regolari, riguarda i flussi irregolari, riguarda il tracciamento, riguarda la sorveglianza sanitaria, riguarda come noi osserviamo il tema delle quarantene che non si possono sovrapporre nei gruppi che vengono individuati perché altrimenti ci mangiamo i giorni di vantaggio che ci sono. Questi sono temi all'ordine del giorno. Sono temi all'ordine del giorno che chiamano a un'organizzazione che inevitabilmente ha speso molto e anche un po' stanca. E che noi dobbiamo cercare di fronteggiare spiegando al Paese, al Governo, che questo non è un capriccio di chi dice che vuole una cosa rispetto a un'altra, ma che è un tema di tenuta di un sistema che rischia di essere chiamato, io mi auguro che questo non avvenga. Però siccome sono abituato a pensare prima le cose e magari poi a dire ci ho pensato inutilmente e ho buttato via del tempo, noi oggi questo tema dobbiamo porcelo. Cioè dobbiamo porci la capacità e l'efficacia del nostro sistema di fronteggiare una situazione che si sta verificando e che fortunatamente, almeno nei primi giorni, noi siamo riusciti a fronteggiare. Questa azienda è riuscita a fronteggiare in maniera eccellente. Perché se uno si va a guardare il numero di tamponi che noi continuiamo a fare ogni giorno, lì capisce qual è lo sforzo che stiamo continuando a fare. Perché noi abbiamo un ordinario da governare, che è il ritorno alla gradualità, che riguarda anche la sanità, e che giustamente chi ha parlato prima, abbiamo la grande responsabilità di avere un numero di prestazioni a disposizione inferiore rispetto a quella che è la domanda, e la nostra responsabilità e capacità è quella di selezionare quelle che sono le cose più rischiose. Abbiamo un sistema territoriale estremamente capillare che va garantito, il ritorno alla normalità delle strutture residenziali, le fragilità. Adesso io capisco che ognuno difende il suo, ma guardate, io lo dico con rispetto, non voglio, però noi non possiamo dire che il sistema delle case di riposo così com'è può continuare a funzionare. Anche qui ci sono scelte coraggiose che vanno fatte, indipendentemente, cioè dobbiamo far tesoro di questa esperienza. Ecco, io penso che il contributo, le testimonianze, le esperienze di ognuno siano un pezzo di ricchezza che si aggiunge a quella dell'altro e cerchi di costruire un sistema che, guardate, non è che lo possiamo distinguere sull'appartenenza politica, c'è solo una direzione, c'è un modello organizzativo che va rivisto e che deve tenere conto fortunatamente di capacità
postre, dei professionisti che sono in grado di curarti e di individuare delle patologie che un tempo non erano conosciute, in una altra fortunata condizione di persone che hanno la fortuna di poter vivere di più, ma vivendo di più ovviamente si portano dentro degli acciacchi che vanno inevitabilmente affrontati e assistiti. Io penso che questa pagina, se viene osservata, analizzata con lo spirito giustamente critico per alcuni aspetti, ma della grande esperienza positiva che c'è stata, ecco, sia un elemento estremamente utile per fare quel passaggio inevitabile che per troppi anni non si è avuto il coraggio di fare. Questo riguarda tutti, riguarda gli operatori del settore, riguarda i modelli organizzativi, riguarda il manager dell'azienda, riguarda i sindacati, riguarda la politica, riguarda tutti. Perché questa è una sfida che riguarda tutti, il sistema professionale in prima linea. Ecco. Quindi io penso che noi non dobbiamo finire di raccontare questa cosa. E non dobbiamo finire di far tesoro delle singole esperienze dove da una parte ci sono i più e ci sarà anche qualche meno. Ecco, osservare criticamente queste cose, raccontare queste esperienze è una ricchezza ed è utile al sistema. Ed è un sistema che deve avere il coraggio di fare quei passi che per alcuni anni, anzi forse per troppi anni, non ha fatto come doveva fare. Questa è una responsabilità di tutti noi. E a questi tutti noi, i conosciuti e soprattutto gli sconosciuti, nel senso che non sono sconosciuti, ma perché non si ha magari la fortuna di conoscerlo, il sistema ha solo direttamente 20.000 persone. A tutte queste persone io non posso altro che dire che sono, non credo che possa ricapitare a chi è chiamato pro tempore a svolgere un ruolo come quello che io svolgo nel corso di questo tempo finché ci sarò, di essere grato, orgoglioso e onorato di aver potuto conoscere ed avere a che fare con uno straordinario esercito di professionisti che ha dimostrato con i fatti che al di là degli giuramenti, della scelta convinta del mestiere che faceva, di essere pronto e generosamente ad aver affrontato una situazione difficile come quella che ha affrontato. Quindi io anche a nome del Presidente della Regione Federica vi voglio davvero ringraziare e siccome poi io non penso che ci siano questioni di vicende di venalità o altro, io mi auguro che anche con i sindacati si riesca a chiudere questa partita che vi garantisco stiamo cercando di chiudere, poi uno dice non ho i dati, però io penso che anche su queste cose il valore simbolico ci debba essere del riconoscimento del sistema anche dal punto di vista di chi ha rischiato la vita, Quindi al di là di presidi, scioperi e cose, insomma, ognuno fa quello che deve fare, c'è rispetto di questo e ognuno faccia quello che ritiene. Però mi auguro che si possa arrivare a concludere anche questa cosa, poi se questo doveva venire dopo uno sciopero, arrivi dopo uno sciopero, non cambieremo idea sul fatto che ci sia qualcuno che merita queste cose. Ma soprattutto la prospettiva che questo sistema aspetta. Perché la prospettiva è dalla prospettiva e dalla convinzione di questo sistema che dipende dalla qualità della vita delle persone, che penso sia la cosa più importante che ognuno di noi porta con sé, anzi ognuno di voi porta con sé nel momento in cui ha deciso di fare questo mestiere. Quindi davvero grazie, scusatemi se vi devo lasciare, ma mi aspettano in un ospedale Spock, dove per la prima volta si è spostata all'università. Si è spostata all'università a fare l'attività di protesica e quindi probabilmente l'evoluzione di questo sistema comincia a fare con i fatti quello che deve fare, creando anche le condizioni di essere attrattiva e cominciare a frenare anche un po' dell'esodo e delle migrazioni che le prestazioni sanitarie oggi vengono garantite al di fuori di questa regione. Grazie davvero, buona serata a tutti e davvero complimenti per lo straordinario lavoro che avete fatto.
Grazie, grazie Vicepresidente. Asugi tutta, ringrazio a te e la Regione perché siamo stati tutti insieme in questa battaglia. Ci auguriamo che si concluda la vicenda sindacale perché si aspettano anche un riconoscimento di questo tipo e ne hanno tutto il diritto. Io aggiungo solo, poi continuiamo con Gorizia e Monfalcone che non hanno avuto tempo di portare, ma continuiamo. Io ho sempre pensato purtroppo che l'Italia è un paese che ha la memoria corta. Vorrei che questa volta di potermi sbagliare. Grazie. Ecco, scusate, continuiamo. Mi sentite? Sì, qui Gorizia, ci sentite? Ecco. Sì, sì, adesso okay. Possiamo, purtroppo ho dovuto, lasciare la parola al Presidente, al Vicepresidente perché doveva fuggire alle 4:30 e completiamo adesso le testimonianze con Gorizia e poi con Monfalcone. Grazie. Bene, allora io do la parola a Daniele Riva che non ha bisogno di presentazioni, che ci darà sia una panoramica dell'attività che ha svolto e anche la sua testimonianza. Sì, grazie, grazie a tutti. Sentendo un po' tutte le testimonianze, io volevo così raccogliere in tre parole la mia esperienza. La prima parola è squadra, la seconda parola è organizzazione, la terza parola è emozioni. La prima parola è squadra perché sono responsabile di una struttura del servizio di prevenzione, protezione e gestione ambientale, una squadra fantastica che si è messa subito a disposizione per l'azienda e abbiamo creato dal 22 febbraio, da quando ci è stata richiesta, un magazzino dal nulla. L'abbiamo creato prima nella piccola struttura di Via Orsera e poi nella struttura grande di Via Traunic. La squadra ha funzionato benissimo e subito dopo ovviamente c'è un'organizzazione dietro, un'organizzazione che è partita rilevando subito le esigenze, rilevando subito i referenti per ogni singola struttura che aumentavano di giorno in giorno a seconda poi della situazione epidemica. A questo punto tutta l'organizzazione ha funzionato nel senso che all'interno del magazzino vi erano persone che chiamavano ogni santissimo giorno tutti i referenti per chiedere le loro esigenze, per cercare di razionalizzare quello che arrivava. C'era un gruppo che assemblava i kit 1 e kit 2, che se lo ricorda, ne abbiamo fatti quasi 4.000, 5.000 kit al giorno, gli imballaggi, la preparazione delle schede, l'organizzazione dei viaggi, la registrazione poi sui fogli e sul software. Quindi un lavoro immane che è stato fatto in questi mesi e che senza un'organizzazione precisa non poteva esistere. Ricordo infine che poi dopo quando c'è stata anche la possibilità abbiamo distribuito dispositivi di protezione individuali a tutte le case di riposo, alle strutture protette, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli SCA. Abbiamo fatto tutte le strutture poi in cui ci garantivano anche come la Salus, la Pineta del Carso, il Sanatorio Triestino, le case circondariali e per finire poi anche i fornitori esterni, un altro punto importante perché sennò la macchina si fermava, quindi abbiamo dovuto anche gestire e cercare di distribuire quel poco che avevamo anche per i fornitori esterni. Quindi un grosso impegno. Un grosso impegno anche sull'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, perché le fonti sono state l'ARCS ovviamente, la protezione civile subito dopo anche tramite ARCS, il mercato libero direttamente da Asugi, quindi anche un ringraziamento va alla struttura Approvvigionamenti che ci ha supportato notti intere a cercare in internet o tramite tutti i fornitori in tutta Italia, all'estero, abbiamo cercato in Sudafrica, in Russia, per cercare poi di trovare i dispositivi di protezione individuale al momento. Importante anche e soprattutto ci ha supportato in alcune giornate molto difficili le donazioni, quindi un ringraziamento grandioso
a quelle associazioni che ci hanno aiutato, come Naopanda, come la comunità cinese, come anche l'OPI, e via via tutta una serie di associazioni benefiche che ci hanno aiutato e ci hanno supportato proprio nei momenti di bisogno. E quindi delle emozioni fortissime, emozioni negative, quando ci siamo trovati con pochissimi dispositivi di protezione individuale qualche sera, quando scrivevo alla direzione help, aiutatemi, quando abbiamo tentato, e anzi stiamo facendo un bellissimo studio sul riciclo anche delle tute in Tyvek. Emozioni che sono irripetibili e che comunque ci hanno dato una grossa e ci resterà una grossa professionalità su questo ambito. Non da finire poi, per finire poi soprattutto anche la parte di informazione e addestramento che abbiamo fatto a tutto il personale, quindi un grosso su tutta la parte isontina, su tutta la parte triestina, un supporto importante per quanto riguarda la vestizione, la svestizione, la gestione dei dispositivi di protezione individuale, quindi un grosso impegno. Quindi volevo finire con un ringraziamento a tutto il mio servizio, alla dottoressa Francesca Dragani che ha seguito direttamente il magazzino, e anche al Dipartimento di Prevenzione, all'ingegnere Finotto e Bartelloni che ci hanno aiutato anche nella verifica dei dispositivi di protezione individuale. Grazie. Grazie dottor Rive. E adesso vorrei dare la parola alla dottoressa Longobardi, che è qui in sala e che rappresenta la terapia intensiva di Gorizia, che come sapete ha svolto un ruolo fondamentale affiancandosi alla terapia intensiva di Trieste nell'assistere pazienti Covid. Prego dottoressa. Buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate. Sono infermiera, ho lavorato per un periodo in quella che è stata la terapia intensiva Covid di Gorizia. Improvvisamente da zero siamo diventati una bellissima zona rossa, non che le altre zone grigie o bianche non abbiano avuto i loro problemi durante il periodo Covid, perché solo a posteriori mi sono resa conto delle difficoltà organizzative che devono aver affrontato e superato in quel periodo. Noi eravamo chiusi dentro, non solo dal punto di vista architettonico, con la creazione di percorsi sporchi e puliti, e eravamo chiusi dentro anche quando lavoravamo, perché vi garantisco che utilizzare DPI, per quanto utili e necessari e indispensabili fossero, era un modo di lavorare estremamente faticoso. Non vedevi, non sentivi bene, non riuscivi a parlare, facevi fatica a respirare. Perciò l'esperienza è stata dura, ma ha portato e ha evidenziato il fatto che per riuscire a dare una risposta adeguata sono state unite tre diverse unità operative, terapia intensiva, sala operatoria e UCIC, professionisti con delle preparazioni similari ma diverse. Ci sono state agli inizi difficoltà inevitabili, perché non tutti eravamo pronti ad affrontare una situazione del genere. Non eravamo pronti neanche dal punto di vista delle informazioni scientifiche che avevamo, perché spesso e volentieri erano discordanti, e c'era un'altra cosa che ci creava ulteriori problemi, almeno a me sicuramente, la paura, una paura di contagiarsi e di contaminare. Tant'è che quando finivo il mio servizio, mi immaginavo con l'alone viola, se chi si ricorda lo stesso alone viola che facevano per la pubblicità Progresso AIDS, uscivo dalla zona filtro, mi fiondavo immediatamente in doccia per tirarmi via almeno mentalmente quell'alone viola che mi sentivo che mi circondava. Difficile era la comunicazione. Vabbè, eravamo in rianimazione, perciò spesso e volentieri i pazienti erano intubati, sedati. Difficile la comunicazione tra di noi, proprio legati alla presenza soprattutto dei DPI e al caos
in senso buono del termine, era una situazione caotica, perché non avevamo comunque avevamo le notizie giorno per giorno e di conseguenza ci dovevamo abituare. L'altra cosa, abbiamo cercato di far, ci siamo tutti quanti impegnati nell'aggiornarci costantemente, abbiamo cercato di reperire tutte le informazioni possibili e immaginabili, forse alcune volte siamo andati in eccesso creando più agitazione, perché anche l'eccesso di informazione non è un bene, e abbiamo soprattutto cercato di imparare dalle esperienze altrui, come può essere stata Trieste, l'esperienza di Udine, come può essere stata anche quelle informazioni e esperienze che venivano da regioni più colpite rispetto alla nostra, come la Lombardia, in modo tale da prendere il meglio da quello che avevamo intorno e cercare di adattarlo alla nostra situazione. A dire la verità, con tutta coscienza, abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo provato, spero che in qualche maniera ci siamo anche riusciti. Se non altro, ognuno di noi è venuto in, almeno per me, ho scoperto quali sono i miei limiti fisici, mentali e psicologici, perché comunque sono situazioni che inevitabilmente ti cambiano e ti lasciano un segno, nel bene e nel male. Nel bene perché abbiamo imparato a cooperare e a lavorare assieme nonostante le difficoltà. Nel male perché comunque le paure segnano. Lo stress e la stanchezza durante quel periodo è stata maestra. Grazie. Grazie. Ricordo che la terapia intensiva di Gorizia ha ospitato pazienti che sono arrivati anche da altre aziende sanitarie, in particolare anche da Pordenone, quindi Gorizia è stata particolarmente generosa. Io passo la parola a Monfalcone. Sì, allora io do la parola alla dottoressa Breda del Dipartimento di Prevenzione per la propria testimonianza. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, come ringrazio il dottor Possamai e la dirigenza per questa possibilità che mi hanno dato di testimoniare. Io sono un medico del Dipartimento di Prevenzione di Gorizia e quindi porterò un po' l'esperienza di quella che è stata la mia esperienza sul territorio isontino e come hanno fatto le persone che hanno testimoniato, che mi hanno preceduto. Sfrutterò questo tempo che mi è stato dedicato per ringraziare fondamentalmente i colleghi che hanno lavorato con me. E a partire dal, cioè adesso andando a ritroso nel tempo, io non mi sono preparata e andrò a braccio un po' in questa che è stata questa esperienza. Ricordo in particolare subito dopo la conferma dei primi due casi cinesi dei turisti che sono stati confermati allo Spallanzani di Roma, c'è stato subito, mi ricordo i primi di febbraio, la stretta, cioè subito la telefonata della prefettura di Gorizia per un rientro di una famiglia, perché ricordo che alla fine di gennaio i cinesi festeggiano il loro capodanno, quindi erano tutti in Cina e stavano tutti rientrando, e noi siamo stati allertati in un primo momento, la dottoressa Maggiore mi ha chiamato, ricordo c'era questa famiglia che rientrava, c'era l'USMAF in agitazione, la prefettura, siamo riusciti a contattarli tramite una serie di telefonate infinite, siamo riusciti a mettere a fare penso la nostra prima quarantena, l'isolamento, il famoso isolamento fiduciario. E ricordo poi il primo tampone fatto, ringrazio l'assistente sanitaria di Gorizia, ricordo che in quel momento ero io assieme a due assistenti sanitarie che lavoravamo, ricordo il primo tampone fatto a una cittadina di origine cinese residente a Monfalcone, e c'era l'allerta di tutti i media su questa persona che era rientrata, non si capiva bene da dove fosse rientrata, insomma c'era una preoccupazione enorme, e abbiamo fatto il primo tampone che penso in Asugi.
e il risultato per fortuna negativo. A quell'epoca non c'erano ancora trasporti, non c'erano, ci siamo dovuti organizzare, abbiamo portato direttamente il tampone in modo così molto artigianale. E poi mi viene da ricordare il primo tampone che abbiamo fatto al residente di Gorizia, che è stato il primo tampone positivo in tutto il primo in Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo questo triste primato. Diciamo, l'averlo individuato subito ci è stato d'aiuto, siamo riusciti a confinare un arrivo che non era del Friuli Venezia Giulia, era una persona che era stata a e far visita ad un congiunto nell'ospedale, non so se ricordate, il Cafoncello di Treviso, dove è morta la prima fisiatra, e quindi siamo riusciti, insomma, lui è stato, in quell'epoca c'era l'allerta, cioè le persone telefonavano, erano molto preoccupate, e quindi insomma siamo riusciti ad arginare forse quello che poteva essere il primo foco, che è stato il primo focolaio che ha contato più o meno 5 persone, tutti individuati con un contact tracing serrato e quindi mirato. E da lì poi, dall'11 marzo in poi, sono arrivati altri colleghi che hanno dato, anch'io come gli altri, ricordo una massima disponibilità da parte di tutti, cioè nessuno si è risparmiato in questo periodo, questo probabilmente è la cosa che ricorderò di più, e quindi ringrazio tutte le persone che in questo momento, che dall'11 marzo si sono veramente dati disponibilità massima per fronteggiare questa esperienza che era nuova per tutti, quindi è stata un'esperienza per tutti quanti. Tutto questo ci ha permesso di ottenere dei, se si possono definire, dei buoni risultati, e ringrazio ancora tutti, ricordando che dal mio punto di vista, come ho sentito anche altre testimonianze, se siamo stati reattivi, siamo stati bravi nella fase di emergenza, ora dobbiamo essere altrettanto bravi nel essere proattivi, perché l'emergenza non è finita, ci aspetterà sicuramente, ci aspettano delle attività diverse, cioè ci sarà l'inizio delle scuole, giochiamo adesso la partita su quella che è il contenimento dell'epidemia che arriva dall'estero. E i rintracci, i clandestini, noi solo nel mese di luglio sul territorio isontino abbiamo avuto 80 rintracci, quindi è quello un po' come ricordava anche il dottor Riccardi. Io ringrazio tutti dal primo all'ultimo e ringrazio anche i miei direttori, la dottoressa Maggiore che è sempre stata presente, è sempre stata in qualsiasi momento di supporto, sempre in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi giornata della settimana, e il dottor Poggiana e il resto della dirigenza. Vi ringrazio. Ringraziamo dottoressa Breda e ora passo la parola, chiedo l'intervento del dottor Cecchini, coordinatore infermieristico dell'area medica qui in ospedale Monfalcone, per sentire la propria testimonianza e la propria esperienza. Prego. Grazie. Io ho preparato la Treccani della nostra esperienza, credo di essere l'ultimo a parlare questa sera, quindi vorrei tenervi qui per le prossime 2 ore. La faccio breve. Grazie per tutto quello che le donne e gli uomini di questa azienda hanno fatto, grazie alle donne e agli uomini che non lavorano in questa azienda, grazie alle persone, grazie al coraggio, grazie anche alla paura, grazie allo stile, grazie all'eleganza, grazie a chi come il dottor Fiammengo, il dottor Cosenzi hanno creduto in una riorganizzazione, no, delle nostre medicine, di medicina interna, piuttosto che del dipartimento, piuttosto che dei nostri ambulatori, grazie all'OPI di Trieste, grazie all'OPI di Gorizia, cui presidente Gloria Giuricin c'è sempre stata vicino, grazie alla dottoressa Spessot che ha creduto fortemente in un progetto che vedeva protagonista il paziente in condizioni di completo isolamento.
e che aveva necessità di parlare con la propria madre, di parlare con il proprio figlio, di parlare con i propri cari. Grazie a Elena, grazie a Monica, grazie a Valentina, grazie a Michela, grazie a Patrizio, grazie ad Antonella, grazie per il coraggio che avevano, hanno dimostrato e hanno ancora nel portare avanti un altro progetto, cioè sulle expertises dei nostri colleghi. Ho finito. È stato galvanizzante vedervi, è stato emozionante stare con voi, stare insieme, stare di nuovo insieme. Grazie. Direttore? Ok, ci sono. Abbiamo finito le testimonianze. Allora, io volevo prendervi ancora, rubarvi 5 minuti presentandovi dandovi alcune informazioni, ma vado via veloce perché poi vorrei concludere in altro modo. Stiamo riprendendo l'attività, sapete, ci vivete dentro e quindi con gradualità. E il futuro che ci aspetta non lo conosciamo, almeno io non lo conosco, poi ci sono epidemiologi, virologi in tutti gli angoli d'Italia, ormai sono formati tutti, quando ci sono i campionati del mondo sono tutti commissari tecnici, adesso che c'è la pandemia sono diventati tutti degli esperti di virus. Io non lo so. Io so solo una cosa, che qualsiasi cosa succeda, mi sento che più sicuro. Mi sento più sicuro, mi sento più sereno, perché so che tutti noi possiamo contare su un'azienda, su una grande azienda, di cui voi siete ovviamente la componente più importante. Quindi qualsiasi cosa succede, sappiamo che possiamo contare uno sull'altro. Vai pure avanti, che tanto non importa. Mi hanno messo questa slide, è un momento di messaggio, forse anche di fiducia. C'era anche un articolo sul giornale stamattina che c'è un vaccino in fase avanzata, siamo in fase 2, che mi hanno spiegato che vuol dire che è già stata testata la sicurezza del vaccino e anche la risposta immunologica importante. Ho letto che gli anticorpi non durano per l'eternità, durano almeno 2 mesi, ma potrebbe essere un tempo sufficientemente giusto per poter poi scollinare. E quindi ci si aspetta in autunno, autunno o inizio o fine anno, la somministrazione del vaccino vero e proprio. Io volevo anche ringraziare l'università. L'università come istituzione, non i professori universitari che già lavorano o sono convenzionati con l'azienda, ma l'università e il rettore, che ha messo a disposizione i propri specializzandi e quindi giovani studenti che sono messi a disposizione e sono messi a lavorare fianco a fianco con tutti voi. E tra l'altro da questa esperienza è nata anche una tesi, un giovane medico laureando ha appunto preparato una tesi proprio sull'esperienza vissuta in questo periodo. Stiamo lavorando con alcuni di voi, ma questi alcuni di voi hanno il mandato di sentire tutti voi per produrre nel giro di qualche settimana in modo un piano pandemico, che speriamo non ce ne sia bisogno, ma è meglio cautelarci e pensarci prima. Un piano che abbiamo acronimizzato con l'acronimo PRO, protezione, riserva strategica e organizzazione. Sono le 3 linee che conducono questo piano.
protezione, quindi tutta l'attività che dovrebbe proteggere gli operatori sanitari, voi stessi e la cittadinanza, riserve strategiche, quindi dobbiamo pensare già come nei tempi di guerra, visto che questo termine guerra è stato più volte evocato, ma è inutile, non faremmo bene se non pensassimo che potrebbe succedere ancora, quindi creiamo riserve strategiche, riserve in termini di personale, di competenze. Stiamo attivando dei corsi continui, di formazione continua per chi volesse prepararsi alla guerra. E organizzazione, cioè dovremmo pensare comunque, se dovesse ricapitare, che dovremmo comunque ritornare a riorganizzarci. Ecco, detto questo, io prendo spunto dal coordinatore di Gorizia, mi pare, o di Monfalcone, no, terapia intensiva di Gorizia, Monfalcone, Cecchini, di dov'è? Monfalcone, che ha parlato per ultimo, ma insomma voglio dire io, ha detto delle cose importanti che fanno trasparire quella che è insomma l'emozione vissuta in questi momenti. Ha ringraziato tutti e quindi poi in realtà vorrei io come responsabile ultimo di questa azienda ringraziare veramente tutti voi. Abbiamo citato medici, hanno parlato infermieri, coordinatori, non sono riuscito, amministrativi, tecnici, ma guardate che oggi siamo qui per ringraziare tutti. Tutto questo non avremmo potuto farlo, non saremmo riusciti a farlo se non ci fossero stati anche gli ausiliari, i barellieri, gli autisti, cioè tutte quelle persone che comunque hanno contribuito a dare una risposta efficiente. Quindi veramente siamo in 6.300 dipendenti più o meno, questo è un ringraziamento che va a 6.300 dipendenti più a quelli che magari non sono proprio dipendenti ma hanno lavorato insieme a noi, quelli della continuità assistenziale, dell'USCA, i COCOCO, i liberi professionisti, gli specializzandi, tutti quelli che si sono messi in gioco e hanno messo veramente, devo dire, prendendosi anche dei rischi per la propria salute. Ecco, quindi io ho voluto fortemente questo incontro perché ho ritenuto necessario che tutta l'azienda avesse riscontro, ritorno di quello che ha fatto l'azienda. L'azienda, non il direttore generale, l'azienda, cioè voi. Perché poi ognuno ha guardato con grande intensità il suo, no? C'è chi si è occupato di territorio, c'è chi si è occupato di case di riposo, c'è chi si è occupato di terapia intensiva, c'è chi si è occupato di tampone, però ero giusto e ho ritenuto che tutti fossero messi a conoscenza di come complessivamente si è mossa l'azienda, dal direttore sanitario all'autista, all'infermiere, all'OS, all'infermiere del territorio, all'infermiere delle terapie intensive. Ecco, io è molto importanti, come diceva il vicepresidente, sono state le vostre testimonianze, perché venivano da un vissuto, venivano da un'esperienza, e un'esperienza di cui fare tesoro. Prima, salutando il vicepresidente, ho detto una cosa a cui purtroppo credo che l'Italia è un paese che ha la memoria corta, quindi non stupiamoci se prima, com'era l'ultima slide, voi siete i nostri veri supereroi. Sì, probabilmente forse
qualcuno adesso non lo scriverà più, se ne sarà dimenticato, ma è così. Ma questo non ci fa niente, perché noi, voi non siamo né super né eroi, siamo dei professionisti che fanno il loro lavoro quando serve di più, e continueremo a farlo. E continueremo a farlo insieme con un'azienda che è nata quest'anno e avrà, spero, sicuramente molti anni davanti ancora per crescere insieme. Quindi grazie veramente a tutti voi e buona serata. Grazie.